Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. La conduttrice ha approfondito le ultime evoluzioni sull'omicidio di Pierina Paganelli, ospitando in studio la genetista Marina Baldi e la criminologa Roberta Bruzzone, che ha partecipato all'interrogatorio di Luis da Silva, unico sospettato del delitto. L'attenzione del programma si è concentrata su Valeria, moglie di Luis, e protagonista di un acceso scambio di messaggi con Manuela, l'amante del marito e sua ex amica. Durante la trasmissione sono stati letti alcuni dei messaggi tra Valeria e Manuela. Trova 10 minuti per parlare con me. Come li trovavi per andare a scare con mio marito? E ancora, io la decenza la volevo avere che rimanesse una cosa privata. Ti sei innamorata di mio marito? E allora perché facevi l'amica? Il programma ha anche analizzato i profili social di Manuela, scoprendo un dettaglio sorprendente che ha suscitato ilarità. Le risate sono esplose in studio quando Federica Sciarelli ha mostrato un post con la targa di un'auto, affermando: «Abbiamo visto questo post, questo della Trona», riferendosi alla targa personalizzata TR0 Ienia. Il commento di Valeria è stato: «Mi è sembrato di vederla in garage questa macchina qui che facciano le targhe personalizzate». Le risate hanno coinvolto anche la seria criminologa Bruzzone. La serata si è ulteriormente animata quando la conduttrice ha letto un altro post di Manuela. «Avete presente la storia? Se ti comporti bene, ti tornerà indietro? Ma indietro